Wow, wow! Sono in una delle officine della cartapesta, dove si costruiscono le maschere e le strutture che sfilano sui carri per le strade di Foiano della Chiana. Oh, i foianesi sono proprio impazziti per questo carnevale. Del resto è il più antico d'Italia, 485esima edizione. Allora, io li ho incontrati, sono simpatici, mi hanno detto: alò città, e datti da fare, è l'ora che tu impari il mestiere anche te. Per Bacco, ed eccomi qua, pronta a fare la cartapesta. Giornale, un bianco rosa. E... ah! Notizia shock! Pietro delle Piane è stato visto passeggiare in centro a Foiano con una modella brasiliana in perizoma e ballavano la samba. Antonella? Antonella, scusa, ma che fai? Leggi il giornale? Guarda che il giornale va messo qui, bisogna lavorare, non leggere. Prego. Grazie. Microfono. Prego. Ma lei chi è? Un cartapestaio. Qual è il significato di questa socialità notturna? È per fidanzarvi con le cartapestaie? No. È un senso di aggregazione, prima di tutto. All'interno di ogni cantiere, come ho detto prima, sicuramente non ci sono diversità sociali. Tant'è che tipo un signor idraulico può essere il capo cantiere e dirgliene di tutti i colori a uno spocchiosissimo notaio. Ma aspettate un attimo, io so tutto. L'artista fa la forma in creta. Sì. Giusto. Sì. Poi si fa il calco in gesso. In gesso. Giusto. E poi si mette la carta. E poi si colora e vengono fuori i capolavori. Ma adesso veniamo al mio outfit per domenica. Le girls sono molto esigenti. Io ho bisogno però di una cosina semplice, un gessettino e una magliettina, magari con due colori, il rosa possibilmente. Me l'avete preparato l'abito? Certo. Immagino. Per il carnevale più antico del mondo abbiamo mandato l'inviata più anziana del mondo, ecco, Antonella Elia! Eccola! Amatissime girls! Visto che state lì a fare niente, perché non venite qui e non mi raggiungete? E vi divertite un po' con noi? Non capisco, loca associata alla pelliccia bianca di Antonella, è un caso? No. Allora, calma, sangue freddo! Davvero? Ragazze, girls, sì. Ho degli ospiti eccellenti oggi, nell'ultimo giorno di carnevale. Ecco, notizia shock, ho trovato anche una mia parente. Ecco, che ti ho detto? Lila, che strilla tutto il giorno. Strilla. Siamo amiche ormai, siamo intime, ci siamo riconosciute finalmente. Brava, ti assomigliate tanto, Antonella. Da Foiano della Chiana. Da Strilla, che tutto il giorno strilla. Da Foiano della Chiana, il mio primo ospite. Questo vecchietto arzillo, c'ha 78 anni. Beh, e si chiama... Falchi Brunero. Lui fa parte del cantiere, guardate quante maschere! Del cantiere Bombolo! Del cantiere Bombolo! E porta quest'occhio a Foiano. I mariachi sono bellissimi! E porta, bellissime, sì, e porta Loca Lilla perché è il portafortuna del cantiere Bombolo! Antonella, scusami, ma c'è il principe azzurro dietro di te? C'era un veramente c'ho l'ariete, ma tu chi sei? Io sono praticamente il mostro del tempo, sono quello che comanda il tempo. Vabbè, non importa, grazie, ma dove vedete questo principe azzurro? Io sono un unico principe azzurro, ma lei è la principessa azzurra? No, io sono un pittore. Ma ragazzi, a una certa età la vista va via, usate le lenti a contatto. Ce le ho, amore mio, non vedo uguale. Va bene, insomma. Va bene, grazie mille. Tieniti tutto per dopo, perché dopo ci ricolleghiamo, Antonella. Va bene? Chissà come si vestirà dopo? Devo indossare
l'outfit. Mi raccomando, non vediamo l'ora. Vai Anto, vestiti. Vai Anto, grazie mille. Yes, grazie. Loca, attenzione. Siamo passibili di denunzie da parte della Lega per la No, loro, degli noi animali. Amiamo le oche. Noi le amiamo le oche, naturalmente. Sono parenti anche a noi. È la nostra Antonella Elia che vediamo dove è. Si è. Ecco, ma come chi è si sarà qua? Vestita? Chi è questo? Forse c'è l'Elia là dietro. Esatto. Io ho paura. E anch'io ho paura. Eccoci. Tonellina. Girls amatissime, non abbiate paura. Eccomi in tutto il mio splendore. Indovinello, ma da che cosa sono vestita? Oddio. D'albero di Natale. Da foglie autunnali. No. No. La strega sono del bosco. L'albero degli zecchini d'oro di... No. Di Pinocchio! Ah, però bellissima vestita! E diamo il via all'ultimo giorno di carnevale! Il mio amatissimo ospite! Buongiorno! Ecco, buongiorno! Qui Enzo Ferraro! Ciao, buongiorno, buongiorno! Enzo caro, il tuo cognome? Ferraro! Enzo caro, tu sei un mastro cartapestaio? Lo sono stato, adesso diciamo che sono un po' più lo storico del carnevale di Fogliano, la memoria storica. La memoria storica di questo carnevale segretissimo, dove tutti sono contro tutti, dove lavorano la notte in gran segreto. Ma perché siete così? Perché, cara Antonella, qua quello che si vedono sono dei meravigliosi carni, ma per i foglianesi è una gara spietata. Per noi conta solo vincere la coppa di carro più bello, e tutto questo in assoluta segretezza. Ma voi foglianesi, Maremma, di giorno fate il lavoro, di notte ne fate un altro, che detto così è anche un poco ambiguo. Sì, detto così è un po' ambiguo, ma in realtà tutti noi di giorno facciamo appunto un lavoro normale e la sera entriamo in cantiere a fare la cartapesta, i meccanici, gli scultori. E gli date in tutti i sensi, amatissime girls. Qui, oltre a lavorare, si fidanzano, si sposano, fanno amicizie. Per esempio, Inzuccio, che hai combinato tu? Esatto, per esempio, il cantiere per me è stato fatale, perché la mia compagna l'ho conosciuta proprio in cantiere. E dove è avvenuto il primo bacio? Beh, da noi, sotto il carro, ovviamente. Perché noi a Natale non ci baciamo sotto il muschio, ma ci baciamo sotto il carro. Da tutto c'è il fantasma! Era il muschio, era il muschio! Amatissime, accanto a me è arrivato un altro bel ragazzone, un ricciolone. Ma chi ciao sei Antonella, tu? Ma sono Marco. Lo so, scherzetto, giramondi. Ma che fai tu qui al carnevale? Io sono una delle pedine che organizza. Ma sì, siamo una quarantina di persone che organizzano tutto questo ambaradan. Dovete sapere, girls, che lavorano a questo carnevale segretissimo almeno 1000 persone di un paese di 7000 anime. Esatto, siamo divisi in 4 cantieri e in rigoroso ordine alfabetico abbiamo azzurri, bombolo, nottamboli e rustici. I rustici sono quelli un po' rudi, degli omaccioni rudi. Così dice la leggenda, così dice la leggenda, che avevano un carattere un po' diciamo ostico. E perché gli azzurri si chiamano azzurri? Ma perché il primo carro che hanno fatto era tendenzialmente di colore azzurro e da lì gli è rimasto. E ora Bombolo! Tocca a me allora, eh. Allora Bombolo si chiama così perché il primo carro era dedicato alla canzone Auf Bombolo, che adesso cantiamo insieme. Allora, pronti a sentire la canzone, girls? Mica solo voi cantate, certo, belle mie, state a sentire. Era grande tant'è così, era grosso così, lo chiamavano Bombolo. Il trio Lescano. Per ultimo invece i nottamboli, che era il cantiere più giovane, era quello che andavano a lavorare. Stanno parlando le girls, ma non si capisce mica niente. Nulla, che avete detto? Niente. Ripetete, please. No, siamo colpitissime. Finisco dicendo che con i nottamboli erano quelli più giovani, andavano a lavorare in cantiere tardi e facevano l'alba, e il giallo e il nero rappresenta la notte, e appunto il giallo dell'alba. Ragazze, vi ricordate quando eravate
giovani e passavate tutta la notte sveglie e poi andavate a lavorare? Ricordi lontani? E tu te lo ricordi, Antonella, che sei più vecchia di noi? Arrivano gli stracci! Ma che stracci? Guarda! Antonella, arrivano gli stracci che sono il nostro dolce tipico. Scusate, qualcosa! Lo spacco i timpani! Porta qualcosa! Da noi da si mangiare. Chiamano gli stracci! Non me lo porto affatto da mangiare, scordatevelo! Me lo pappo tutto io, la faccia vostra! Grazie! Comunque, ragazzi, a parte gli scherzi... No, ma che grazie, aspettate un attimo! Ma ve ne volete già andare? No, no. Way, no way! Allora, no way. Qui sta per scoppiare il finimondo. Ecco. Avete visto quante maschere ci sono? Io vorrei che Marco ci spiegasse un attimo delle maschere. Pulisci i baffi. Beh, le maschere sono più di 500, accompagnano i carri, fanno una coreografia pazzesca, ci lavorano abbondantemente più di 2 mesi per preparare, essere tutte coordinate, e sono l'elemento in più di questa, manifestazione, perché colorano e rendono il movimento tutto molto bello. Sapere, girls, ma non si mangia con la bocca, ingoia prima di parlare, dai. Tieni qua, tieni qua, se non faccio brutta devi figura. Devi sparare i coriandoli, mi dico, dallo studio, se no non si chiude qua. Le ma... Allora, calma e sangue freddo, sta per esplodere il delirio. Bravo. Le maschere, ogni maschera ha la coreografia adeguata al carro. Perfetto. Adesso noi spariamo i coriandoli. Brava. Ecco, saluta i mariachi e andiamo, torniamo in studio.